E ciao a tutti e bentornati alla run veterana su Borderlands 3. Io sono Royd, nello scorso episodio abbiamo iniziato il DLC 1, quello dell'Handsome Jackpot, e siamo arrivati al quartiere del vizio. Sono tornato un pochino indietro per andare a vedere se ci spawnavano di nuovo questi nemici macchinetta, che lo hanno fatto ma non ci hanno droppato nulla purtroppo. Molto triste come cosa. Vado a prendere questo ologramma, giusto nel caso non l'avessi preso in passato. Prima di continuare, iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. E detto ciò, eccoci qua quindi, quartiere del vizio. Non c'è molto nel quartiere, c'è soltanto una sfida qua da prendere e basta. Quindi non ci abbiamo letteralmente altro di cui preoccuparci. Ci sono un paio di audio di cui non... Ok, non frega niente. E fine. Per cui dobbiamo semplicemente fare quest primaria, secondaria, eccetera. Quello che ci ritroviamo qua in mezzo e non farci troppi problemi, onestamente. Il Breath of the Dying che stiamo utilizzando è qualcosa di osceno. Sta praticamente bisciottando qualunque nemico. Non importa se sia un robot di carne o altro. È una cosa assurda. La forza che ha quest'arma. Poi cassa. Nel dubbio. Una bella roba da 38k da vendere. Sapete che dobbiamo continuare a comprare... Sì, state buono, Timothy. Dobbiamo continuare a comprare roba costosa. Ora, una cosa che non ho mai fatto. Se non è così, sono senza texture. Questi cose ce le hanno le texture. Ce la posso fare? Mi sono perso. Ok, fatemi ritentare. Voglio capire se sono degli NPC normalissimi o se invece è tipo un video, un'animazione, qualcosa del genere. Di sicuro ne hanno messe di protezioni qua. Credo sia una sorta di video perché non vedo NPC qua in mezzo. Però è anche vero che io vedo tutto in 3D, quindi non lo so. Secondo me è un NPC semplicemente tutto colorato di nero. Io come dovrei parlarti? Ok. Trent la trota. Ma anche no, Trent. 33 trentini, 31, 33. Oh no, 500 euro. Ma... ma... non sconso, ma caricatore! Aiuto! Scopa caricatore! Col tink, ovviamente. Porta chiusa, c'era qualcos'altro qua, dai, su. Bello che tutti quelli a pagamento sono robot o uomini o tink. Mamma mia. Gearbox lo sapeva che la gente avrebbe cercato di guardare in tutte le finestre per vedere dove c'era cosa. Non sapevo ci fosse un ologramma anche qua in mezzo. Vabbè, buono a sapersi, così lo sblocchiamo. Spero che non sia troppo buio il video per voi. Purtroppo, se non nello spazio non c'è un ciclo giorno-notte, quindi non posso fare... le cose più luminose o meno luminose. Ok, dovremmo aver ripulito tutto. Quanti ologrammi ci sono in quest'area? Ok, quindi probabilmente ce ne sono due da un'altra parte. E hop. E hop. Dono di benvenuto. E dov'è che dovrei andare io qua giù? Qua giù, ok. Ah, ok, adesso mi ricordo. Bello lì, bisciottato, fantastico. Ed è al 52. Sensato, assolutamente sensato. Credo che il colpo potenziato sia un po' più forte di un aumento solo del 20% di danno. Così è, ma leggero presentimento. Cioè a me sembra di star cecchinando, ma sto usando un assalto, raga.
Dovrebbe essere illegale. Oh no, un drop down. Possiamo risalire, quindi non è un boss. Allora, qua in mezzo. Ah, ok, obbligatorio da fare, perfetto. Ok, bro. Molto bene. Comunque le ho sempre adorate queste, questi drop down a stile macchinetta che ti possono spawnare nemici diversi. Perché ogni volta ti dà, ogni run, ogni volta che vai nella stessa mappa, ti dà sempre dei nemici diversi in base a cosa esce. Hello macchina. Ma bacca. No. Perché prende danno anche lui? Wait a second, regà. A parte che perdiamo il 10% dei soldi, ma... perché ha preso danno anche il mio animale dal Breath of the Dying? Non dovrebbe fare danno agli alleati. Non è che magari c'era un barile corrosivo di fianco, vero? Però non dovrebbe far danno agli alleati. Sono... mi ritengo confuso. Mi ritengo molto confuso. Oh well. Allora, noi possiamo andare a vedere qua. Ding, signori. Allora, cosa ci manca per fare ding? Allora, quale dei due ci conviene? Cadenza di fuoco o toccata e fuga? Secondo me toccata e fuga è quello più interessante. Ok. Allora, qui in mezzo c'è qualcosa. Una porta VIP. Ma è low. 142k. Ah, però. Macchinetta blackjack. Dai. E ciao, bello stai. Ciaone proprio. Ma ciaone forte, eh? Non valgono un cavolo. Hello, ma chi sei tu? Ma buongiorno. Oh. Facevo senza vederti. No, però dai, ci manca un SMG decente. Dai. La prendiamo. Alla fine è abbastanza comoda da utilizzare la Sleeping Giant. Allora, qua in mezzo non ci stava mica anche qualcosa da far esplodere, far saltare o roba simile? Mi sento un po' tonto. A parte la statua di Jack il Bello che è fantastica, ma... forse ci sta una grotta sotto? No. Io mi ricordavo che in quest'area c'era qualcosa, raga. Una missione, una statua, qualcosa del genere. Magari sono scemo io, però. Di sicuro non è qua dentro. Di quello sono sicuro, ma... fatemi fare un attimo così, vediamo un attimino se sono scemo io, sono scemo io. Eh no, qua intorno non ci sta un cavolo. Se lo ricordo male era una statua di Belfaccina da far esplodere, ma ok, era questa qua che abbiamo già esploso. Io non me ne ricordo altre. E vabbè, mal che vada ci torneremo con delle guide se non riusciamo a fare 100% nel DLC. Hello, un bel 55k da vendere. Tu sì che mi piaci. A parte che posso vendere già questa unica che è inutile, ma... vediamo anche lei. Ok, vabbè. Ci torneremo, visto che non so minimamente dove si trovi quel... cosa da far saltare. Foxes. Aia. Adoro. Adoro. Vediamo.
Dai, non è malaccio Sleeping Giant, è comodo. O forse era qua in mezzo la roba da far saltare, mi ricordo male io. Beh. L'unica cosa che c'è da ricaricare veramente spesso con la Sleeping Giant. Che è la sua meccanica, per carità, però. Che bello poter skippare i dialoghi. Allora, questo scudo che ci dava, cos'è che era? L'Ember's Blades. Ah, è tipo Red Suit, però incendiaria. Ah, è 120% di danni bonus, non 20%. Ok, ecco perché è così forte. Ok. Andiamo al chiosco informazioni. Che dovrei aver già utilizzato prima, però... Ah no, è questo. Oh, secondaria. Oh no. Digby Vermouth, no. Dio quanto lo odio sta serie seconda. Perfetto, posso skipparle tutte queste. Posso skippare tutti gli audio. Tutto, 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 che spettacolo. Che bello poter skippare tutti. Tutto, 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 adoro. Adoro, 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 adoro. Facciamolo più velocemente possibile skippando ogni singola cosa. Questo mi schiarirà la testa. Sì. Col solvente ti schiarisci la testa, grande Digby. Ma perché? Ma no! Eh no, si torna. Prima di continuare, iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. Ok, che ci sta qua? Meno male che abbiamo il turbo. Ah, prima finiamo sta serie di quest, meglio è, perché davvero io la odio alla follia. Bene, torniamo da il pazzoide. Ma male che abbiamo anche la velocità di movimento in più perché siamo flak. Oh, devo pure farglielo io il mix. Oddio. Oddio, che brutta serie di quest, mamma mia, sempre odiata. Ok. Prima parte. Grande zio, troppo forte, vai, dai. Questa sì che è thumbnail, mamma mia. Dai su con queste animazioni, fatti skippare. Ok. Andiamo a ripigliare Delilah. Dimmi che non devo andare in altre parti, ma solo il quartiere del vizio. Cristo, devo andare in altre parti. Ma capite perché odio questa serie di quest?
Ma ovviamente. Dov'è il nemico? Mi scusi. A parte il cane che si è buggato, ma... Serio? Vabbè, mi schippo la morte, dai, mi va bene. Mi sembra molto worth come cosa. Ok. Oh, robot Mimo. Vabbè, 112 mi va bene, dai. Immagina se uno non sa che esistono le mod. Grande Ziga, vedi che hai imparato a parlare con un po' d'aiuto? Tu sì che sei forte. Ok, meno male, se devo tornare dall'altra parte, davvero, era la morte. Potete capire quanto è bello odiare questa quest e poter skippare ogni dialogo. E fuori, zi. Poi a set anche. Adoro. Bel lag. Mi ricordo, c'era due o tre parti sta quest. Oh, nel dubbio mi faccia schifo uguale. Sì. Ok. Tre parti. Vabbè, due le abbiamo fatte. Dai. È bello. Vai. Vedi che con un aiutino corri. Cos'è che devi fare? Ma Brick è più buono, è più bravo a suonare il sax. Sì, vai al bar, su. Ma li ho già eliminati tutti. Li dovrei spazzarsi. Dimmi che posso skipparla. Nope. Molto, molto interessante, mi sta... Mi sembra che si stia scaldando sto microfono. Rido. No, perché? Quella musica è molto migliore di quella di Digby. Sta robaccia, ma dai. Il Dragon of Eternal Pain è molto meglio. Che palle. Ah, devo schivare tutte queste esplosioni. Peccato. Era molto meglio la sua musica che me.
Oh well. Oh, ok, ce l'abbiamo fatta, via. Allora, giusto per chi non lo sa, il Digby Smooth Tube è buggato. Strano. Da tanto è buggato. Quando sparavamo? Vedete che non fa, non sentite il suono? Perché invece di sparare doveva fare della musica jazz. Ma è buggato da tipo un anno prima che finisse il supporto di Borderlands e non è mai stato sistemato. Yeah. Mi ricordo più che cavolo ci avevamo in mano. Una pistola forse. Ruby's Wrath, non credo. Vabbè, piazziamoci la Free Radical. Beh, era comunque meglio quell'altro. Allora, pigliamo i biglietti per l'impound. Dai, al deposito sequestri. Ok. Qua giù alla fine non c'era niente da far saltare, davvero? Perché dovevo piazzare la bomba per cosa? Forse devo ancora sbloccare la missione del piazzare le bombe. Quando poi la sblocco me lo fa? Ah no, era questo. Il marinaio di Junpei nel quartiere dei vizi. E vè che mi ricordavo bene. Forse è una cosa che sblocco solo dopo che incontro il sindaco, però. Potrebbe essere, Fatemi fare il giro un secondo che ci do un'occhiata, ma secondo me finché non incontriamo il sindaco non lo sblocco. A parte che... Chi cavolo li ha invitati questi, ma... A Timothy. Sì, sì, spawnava qua in mezzo, dobbiamo aspettare che ci dia la missione del sindaco. Ok, ok, c'ha senso, c'ha senso. Devo solo ricordarmi di non spaccare tutte le bottiglie di salsa Torg. Così possiamo ottenere le cose a Chaos 10 come si deve. Ah beh, vuol dire che c'è un'altra bottiglia qua in mezzo. Ok. Ah, perfetto, quella è in cima all'edificio. Fantastico, che è la più fastidiosa da prendere. Mi basta non prendere quella e siamo a posto. Buono. Allora, a parte che... Sì. Noi dobbiamo tornare di là. Ok. Andiamo. Vabbè, posso direttamente andarmene là di qua, allora. E... Hop. Hop, hop. Di qua. Di qua. Giù. Di qua. E riprendiamo questo. Perfetto. Sempre adorato questa transizione così tra la mappa. Fantastica. Peccato non poterla esplorare con la modalità foto. Perché no, però posso provare a esplorarla una volta che sono fuori dal veicolo. Ok, io adesso posso far così, però. Ok. Ok, e adesso la posso vedere. A parte che mi fa ridere quel pezzo di terreno là sotto senza ragione, ok. Abbiamo questo che fa così e poi l'altro che connette dall'altra parte. Bello. Mi piace un botto. Ho capito cosa serve a questo. Sto pezzo di terreno, probabilmente sono stati dimenticati, ma vabbè. Ti sei mancato, Ben. Ci sta. E dobbiamo tornare... Oh, abbiamo un po' di compagnia. Caricatore sergente. Dobbiamo tornare al deposito sequestri. Quindi io direi di ripulire un attimo l'area e andare prima dalle macchinette di Timothy.
Ok, ripuliamo anche questo. Perfetto. Ora, la roba di Timothy, dove cavolo stava? Che io mi scordo sempre. A parte che dobbiamo prendere la cassa qua. Adesso possiamo andarci. Zan zan. Mamma mia, che pena. Era di qua, cosa di Timothy? Yes, qua. Ok, spettacolo. Possiamo andare a vendere la schifezza che abbiamo in inventario. La Pricker ormai è inutile purtroppo, quindi la dobbiamo salutare. Ok. Oh. Un Echo 2. Signori, io direi che per oggi possiamo fermarci qua e continuare nel prossimo episodio, dove andremo a cambiare mappa e andremo all'Impound Deluxe. Ciao!